Questo breve video serve per far vedere come fare la domanda di ricostruzione della carriera. Ricordiamo che c'è tempo fino al 31 dicembre per poter presentare questa domanda. Allora, entrando nelle istanze online del MIUR, andiamo a scorrere i vari form di compilazione. Troveremo richiesta della ricostruzione di carriera, ma prima di andare alla compilazione di richiesta di costruzione della carriera, bisogna compilare un altro form molto importante, la dichiarazione dei servizi. Andiamo alla compilazione della dichiarazione dei servizi ed entriamo in un'area in cui andremo a compilare la dichiarazione dei servizi degli anni pre-ruolo del docente. È una autodichiarazione che il docente fa sotto la propria responsabilità, per cui si consiglia di fare attenzione alle dichiarazioni che verranno fatte. Procedendo con il tasto Accedi, entreremo prima nell'anagrafica del docente e facendo ancora avanti, entreremo in questa sezione che è collegata direttamente anche al SIRI, dunque ci sono molte informazioni utili che possono essere esportate. Vediamo qui le 6 operazioni che eventualmente il docente può, o il personale ATA può andare a fare per la ricostruzione della carriera. Vi facciamo un esempio: sono un docente, ho degli anni per ruolo, devo dichiararli ai fini della ricostruzione della carriera e dunque faccio la dichiarazione dei servizi. Vado su Compila, mi si apre questa sezione. Vedete, qui ci sono i dati caricati già dal SIRI, ci sono tutti i dati storici vostri. Se non doveste trovare qualche dato, potete aggiungere un form e farlo direttamente voi. Per esempio, vediamo come si esporta un dato selezionato. Si seleziona il dato interessato, si importa questo dato qui e comparirà da questa parte. A questo punto il docente ha dichiarato questo anno, oppure può dichiarare anche altri anni aggiuntivi, per esempio quest'altro, facendo importando e selezionando. Così avrà in questo caso 2 anni già dichiarati, 2 o 3 anni già dichiarati e così via. Una volta dichiarati questi anni, il docente può tranquillamente fare salva dal tasto e compaiono delle precisazioni, cioè deve compilare tutto il form in maniera corretta, cioè l'ordine della scuola, dire per esempio che è di secondo grado, dire che tipologia svolgeva di professione, per esempio docente, la tipologia del servizio, supplenza annuale, per esempio, la provincia di sede del servizio e così via dicendo, in modo da poter poi fare salva e salvare il tutto. Una co volta compilata questa dichiarazione, si va su Nuova dichiarazione servizi e dunque si inoltra. Vedete, qui si fa il tasto inoltre e la dichiarazione servizi così va inoltrata direttamente alla scuola di titolarità. Una volta dichiarati i servizi e salvata la dichiarazione servizi e inoltrata, si può fare la richiesta di ricostruzione di carriera. Si va alla compilazione cliccando il tasto avanti. Da prima si accede all'anagrafica e facendo ancora avanti si accede a questa parte molto importante dove il docente o il personale ATA che deve inviare la domanda, la richiesta di ricostruzione della carriera ha 2 opzioni. Ha già presentato la dichiarazione dei servizi, noi l'abbiamo appena presentata, dunque applichiamo qui in modo che la richiesta è totalmente fatta. Facciamo avanti e a questo punto si può inserire il codice personale e inoltrare la domanda. Speriamo che questo video vi sia utile a inoltrare le domande di ricostruzione di carriera. Ricordiamo che il 31 dicembre è l'ultimo termine utile per presentare per questo anno scolastico, per presentare la domanda di ricostruzione della carriera.